stiamo per entrare davvero ormai nei chilometri che decideranno questa edizione 2012 del Città di Brescia. Immagini che tornano in diretta dal percorso, pedalata direi ancora agile, quella che ci sta dimostrando di possedere, lo abbiamo intravisto, Matteo Mammini del team Colpack. 38 secondi di vantaggio, conferma Radio Corsa. 33, attenzione, si è leggermente ridotto il vantaggio, 33 secondi. Io non so se attraverso le nostre telecamere fisse siete riusciti a farvi un'idea di quanta gente ci sia qui in castello e di come il numero dei presenti sia aumentato in maniera esponenziale ormai. Davvero c'è il tutto esaurito, grande pubblico come si conviene ad una grande corsa, grandi personaggi, pensiamo a Michele Dancelli, Davide Boifava, adesso abbiamo Loda, Velo. 18 secondi, attenzione, un niente ormai, 18 secondi, suona la campana dell'ultimo giro, ecco i tre battistrada, Mammini, Orrico, Quintero al comando dell'edizione numero 16 del trofeo Città di Brescia, ecco che si apprestano a transitare qui sotto lo striscione del traguardo, suona la campanella dell'ultimo giro, in fuga, in vantaggio i due uomini Colpack e Quintero, che teoricamente preso nella morsa dei due Colpack e quindi dovrà inventarsi qualcosa in quest'ultimo giro se non vuole finire stritolato dai due avversari. Ecco l'ultimo giro, dunque suona la campanella, attenzione al cronometro che diventa importantissimo perché dietro non stanno a guardare e attenzione, stanno rinvenendo fortissimo. Sulle strade della 16ª edizione del trofeo Città di Brescia, il gran finale di questa straordinaria edizione della Corsa della Notte. Tra poco in funzione le nostre telecamere fisse, gruppo allungato, una quindicina di corridori dunque al comando, ripreso anche Orrico che era rimasto davanti. Tra poco prenderemo i corridori sulla salita con la telecamera fissa. E allora attenzione, telecamere fisse, una dozzina di corridori al comando, eccoli che salgono, salita, siamo sulla salita, 700 metri al termine, io ho bisogno però di vedere cosa succede, grazie. E allora 700 metri alla conclusione ormai, adesso naturalmente anche Radio Corsa deve mantenersi ad una certa distanza dai battistrada che tra poco sbucheranno in fondo alla salita, eccoli. Siamo ormai agli ultimi metri, volata dunque tra una quindicina di atleti, attenzione, c'è un corridore che si è staccato ed è lui, Colpack, il 170 è il vincitore, dunque Davide Villella vince l'edizione 2012 del trofeo Città di Brescia. Villella, grande vittoria. Sì, una grande vittoria, niente, è un periodo d'oro, adesso mi gusto quei successi, niente, ci ho provato a metà gara a provare a tirare via un gruppetto anche con Ruffoni, purtroppo hanno chiuso, poi l'ultima soluzione era quella volata e niente, sono partito lunghissimo, ai 400 metri, è stata una lunga volata, non mi sono mai una apnea.
non mi sono mai girato e ho pedalato fino alla riga e mi è andata bene.